Allora, buonasera a tutti e benvenuti a questo seminario evento organizzato dalla Blendset Project con l'aiuto del CESB, Centro Volontariato Lazio, che ci ha concesso questa sala. Io sono Chiara Spigola, responsabile del settore cultura e spettacolo della Blendset e passo la parola a Consuelo Battistelli. Grazie Chiara. Buonasera a tutti e benvenuti anche da parte mia. Sono molto contenta di questo incontro, di questo dialogo. E io sono Consuelo, mi occupo, conosco l'Aula da qualche anno, lavoro con la Blendset da 5 anni e mi occupo del settore accessibilità. Accessibilità che quindi possiamo applicare, come in questo caso, tranquillamente anche finalmente alla cultura e spettacolo, che non sempre viene associata alla disabilità, purtroppo. E quindi sono contenta di questo incontro, di questo dialogo costruttivo tra noi diretti interessati e voi addetti al mestiere, che ringrazio pubblicamente perché è il vostro, è un bellissimo, bellissimo lavoro. E adesso passo la parola al Presidente. Grazie Consuelo. Allora, io sono Laura Raffaelli, la Presidente di Danza in Proto e benvenuti, grazie di essere qui. Collego quello che ha detto Consuelo, questo è un incontro che abbiamo cercato di ottenere per mettere un punto, per cominciare a dire che bisognerebbe smettere di parlare di autodescrizione ma cominciare a realizzarla e possibilmente nel migliore dei modi e possibilmente tutto quello che c'è da accessibilizzare, da descrivere, da sottotitolare, eccetera, eccetera. La cultura è uno spettacolo. Quindi queste nostre linee guida, che è un semplice, come dobbiamo chiamarlo, un bignami per l'audiodescrittore, quindi non esce senza nessuna pretesa se non quella di ricordare che comunque poi questo è un lavoro, e mi rivolgo agli audiodescrittori, che comunque è rivolto soltanto a noi persone cieche e non vedenti, quindi si è qui anche per ricordare che è fondamentale anche la presenza, la collaborazione in fase di realizzazione di una persona come noi. E io preferirei smettere qui di parlare e aprire invece un po' più, dare più spazio a questo incontro, perché so che ci sono molti professionisti in sala, questo mi fa molto piacere, e quindi passerei direttamente la parola a Antonella Giannini, che è anche ha fatto la descrizione della grande bellezza che dopo vedremo, e abbiamo realizzato il project per movie reading. A proposito, scusa Antonella, tu movie reading, io vorrei chiamare qui da noi Vera Arma di movie reading e culturabile, perché si lavora insieme per questa cosa dal 2006, insomma. Quindi se Vera ce la fa, ecco, no, mi piacerebbe averla qui da noi, perché è parecchio che si lavora insieme e tra l'altro oggi siamo qui anche per vuole mettere il film per ricordare che vecchie tecnologie ormai sono state superate con questo nuovo metodo che è il movie reading, che se non si considera è un po' come pretendere che c'è il cellulare telefonare con il gettone nel momento in cui possiamo avere un iPhone, ecco, è la stessa cosa. Quindi oggi vorrei che uscisse fuori tutta questa cosa, quindi Vera Arma di movie reading e culturabile, e passo la parola invece a Antonella Giannini, che ha fatto la voce di questa cosa che abbiamo fatto per movie reading e che ci leggerà queste prime linee guida, dopodiché vorrei che se ne discutesse un po' insieme. Grazie. Buonasera a tutti, io mi presento brevemente. Io sono prevalentemente una doppiatrice e dialoghista e da un paio di anni mi sono avvicinata a questo mondo, che è senz'altro un mondo affascinante, perché ci permette non solo di fare il lavoro che amiamo, ci permette anche di superare delle barriere. Ancora, io mi sono resa conto che ce ne sono tante e spero di poter contribuire con il vostro aiuto, con l'aiuto di tutti, a dare sempre più possibilità a persone
che non ne hanno, soprattutto, questo voglio sottolineare, nel nostro paese, che ha tanti problemi, però non è nemmeno giusto dire che dobbiamo pensare solo ai problemi della disoccupazione, a tutto quello che stiamo vivendo, e non pensare a questa parte più, posso concedermelo senza pietismo, più sfortunata e più debole, più fragile della popolazione. Tutto qui. Io sono stata invitata a leggere queste linee guida, quindi mi accingo a farlo e eseguo. C'è un'introduzione. Le linee guida per l'audiodescrizione filmica di Blind Sight Project nascono per accelerare il percorso di abbattimento delle barriere e di adeguamento all'accessibilità, già presente da qualche tempo nel resto d'Europa, e per cui l'Italia ha ratificato da anni la Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili, che all'articolo 30 ribadisce: gli Stati riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire alle persone con disabilità l'accesso ai prodotti culturali in formati accessibili, l'accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali in formati accessibili, l'accesso a luoghi di attività culturali come teatri, musei, cinema, biblioteche, servizi turistici e, per quanto possibile, a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale. Dal 2006, Blind Sight Project è attiva per l'abbattimento delle barriere sensoriali, tra queste quelle esistenti nello spettacolo e nella cultura, al momento ancora inaccessibili. Si è quindi raccolta l'esperienza del lavoro di tanti anni che si riferisce alla disabilità visive e all'abbattimento delle barriere sensoriali, oltre ad anni di feedback ricevuti sulla qualità dell'autodescrizione finora offerta. Ci auguriamo che queste nostre prime linee guida sull'audiodescrizione filmica possano essere d'aiuto a chi intraprenderà o già svolge il prezioso lavoro dell'audiodescrittore. Infine, vorremmo che fosse presa in considerazione la presenza della persona disabile della vista durante la realizzazione del lavoro, quale immancabile figura per ottenere un prodotto di qualità. Blind Sight Project è aperta a ogni tipo di suggerimento e collaborazione per migliorare e definire queste prime linee guida ed è disponibile per corsi di formazione rivolti sia a persone vedenti sia a persone cieche e ipovedenti. Come realizzare un'audiodescrizione di qualità? Cos'è l'audiodescrizione e a chi è rivolta? L'audiodescrizione è il metodo usato per rendere accessibile un film o altro audiovisivo alle persone con disabilità visive, ciechi e ipovedenti, pertanto private delle immagini. Con l'audiodescrizione si descrive oggettivamente ogni azione non parlata presente in un film. Cosa è rilevante per la storia, i suoi personaggi, i luoghi, gli aspetti emozionali e quant'altro può essere d'aiuto a chi non vede per un accesso libero all'opera, così da permetterne anche un giudizio personale, come succede per tutte le persone vedenti. Consideriamo la buona audiodescrizione quella che permette una libera interpretazione del messaggio che il regista vuole trasmettere e che si basa solo sull'oggettivo significato del film, senza permettere che gusti o opinioni personali dell'audiodescrittore interferiscano con stile e concetti. Il testo, una volta realizzato, deve essere letto dalla voce chiara e neutra dello speaker, priva di tonalità emotive o interpretative, in modo da non interferire, anche in questo caso, nella libera interpretazione del giudizio personale, oltre a offrirne una più rapida comprensione. Le persone con disabilità visive vivono nello stesso modo di quelle vedenti e hanno una chiara concezione di ciò che le circonda. Non bisogna mai cadere nel grave errore di considerare una persona cieca o ipovedente fuori dalla realtà. Al contrario, hanno una vita sociale, lavorativa e affettiva come tutti gli altri. E il fatto di non avere immagini conferisce alle persone disabili un'altissima concentrazione mentale, data dall'assenza del senso primario, che le rende meno inclini alla distrazione. Va poi sempre considerata l'epoca attuale, nella quale il più importante ausilio per chi non vede è l'informatica, che permette di
lavorare, comunicare, navigare nel web, muoversi, eccetera, grazie alle tecnologie dei software, screen reader e sintesi vocali installati sui computer, ma anche su smartphone, iPhone, eccetera. Paradossalmente sono le persone con problemi di vista quelle che, proprio grazie all'informatica e al web, sono talvolta più informate e attente al mondo reale, pronte quindi ad affrontare nuove professioni, quale ad esempio quella di collaboratore dell'audiodescrittore. Ben vengano sempre segnalazioni di colori, aggettivi e metafore e, come già ripetuto, si lasci la libera interpretazione personale, segnalando solo le informazioni utili relative all'immagine o alla scena da descrivere. Descrizione delle immagini, realtà e libera interpretazione. Il piacere di vedere un film, al cinema o in TV, è dato soprattutto dalle immagini. Per questa ragione un'audiodescrizione può essere definita davvero di qualità solo quando riesce a trasmettere a chi ha problemi di vista la stessa emozione provata da un vedente di fronte a un'immagine o a una scena. Il linguaggio utilizzato per l'audiodescrizione deve essere preciso e mai evocativo. Preciso perché l'utilizzo di parole vaghe fa comprendere poco e l'audiodescrittore lavora con vincoli di tempo. Mai evocativo perché le immagini sono meno esplicite delle parole e ciò che si sta descrivendo sono solo immagini, per cui la descrizione deve essere il più reale ed esauriente possibile. Il lessico utilizzato per le audiodescrizioni deve essere preciso e con uno stile adeguato. Il testo dovrà essere letto ad alta voce, con un tono chiaro e pulito, che risulti piacevole all'udito e che non distolga l'attenzione da dialoghi, musiche e rumori del film. Non bisogna quindi attrarre troppo l'attenzione dell'ascoltatore con terminologia tecnica o specializzata. Tuttavia, metafore, esempio un uomo grande come una montagna, aggettivi, esempio bello o brutto, e tutti i colori possono e devono essere menzionati. Consigli e suggerimenti. Un bravo audiodescrittore dovrebbe rivedere il film almeno un paio di volte e scrivere poi una sinopsi. Può essere d'aiuto stilare una lista delle scene principali se non sono state prima fornite dalla produzione. Questo permetterà di capire da subito quali sono i punti salienti della storia, oltre che individuare gli aspetti chiave del film. Essere sempre informato e aggiornato, anche tramite associazioni di categoria, ad esempio Blindside Project, sulle disabilità della vista, cecità e ipovisione, poiché la professione dell'audiodescrittore è rivolta soltanto a chi le vive e non ad altri. Una volta che l'audiodescrittore ha elaborato l'audiodescrizione, si dovrebbe leggerla a voce alta, simulando l'attività dello speaker, quindi sincronizzando l'audiodescrizione con il film, alla presenza di una persona cieca o ipovedente che ne testerà, meglio di chiunque altro, l'effettiva comprensione e lo arricchirà con elementi che la persona vedente potrebbe non considerare, il tutto a vantaggio della qualità del servizio. Sincronia e integrazione. L'audiodescrizione deve integrarsi armoniosamente con il film e i suoi dialoghi e, quanto possibile, non deve interferire con effetti sonori e musica di sottofondo, soprattutto in momenti di particolare enfasi o dove essi abbiano un significato specifico. Un valido modo per evitare tali interferenze è anticipare l'audiodescrizione, cercando di descrivere ciò che succede poco prima che accada, evitando però di anticipare troppo l'azione o l'evento, affinché la persona cieca e quella vedente siano in sincronia il più possibile durante la proiezione. In conclusione, l'audiodescrizione deve essere inserita tra un dialogo e l'altro e non deve coprire gli effetti sonori rilevanti per la totale comprensione. Importante, se in alcuni casi coprire la colonna sonora, anche se solo in parte, può essere necessario, i dialoghi tra i personaggi comunque non vanno mai oscurati. Domande che l'audiodescrittore deve porsi. Dove e quando una scena ha luogo? C'è un cambio di spazio-tempo tra le scene?
C'è una connessione tra il tempo della storia e l'azione? Quali sono i personaggi e che rilevanza hanno nella storia? Chi sono? Appartengono a un nucleo familiare e o sociale rilevante alla storia? Cosa descrivere? Dove? Luoghi, incluse le dimensioni, esempio una strada molto stretta, un salotto molto spazioso, eventuali cambi di ambientazione durante le scene. Quando? Momento della giornata, mattina, pomeriggio, sera, eccetera. Chi? Personaggi. Dipende dalla scena e dal tipo di film, abiti, caratteri fisici, espressioni del viso, linguaggio del corpo, età. Cosa? Tipo di azione in corso, esempio battaglia, suoni o effetti che non sono facilmente identificabili, sottotitoli o testo su schermo, esempio graffiti, titolo di apertura del film ed eventuali credits. Linguaggio da utilizzare, vario e preciso, conciso ed appropriato. Frasi grammaticalmente complete e descrizioni scorrevoli, evitare termini troppo complessi, soprattutto da pronunciare. Vocabolario, stile e registro si adattano al genere. Evitare qualsiasi tipo di forma dialettale, oltre ad un linguaggio scurrile. Aggettivi specifici, esempio malvagio e non cattivo. E prediligere le metafore che facilitino la comprensione. Cercare quindi di evocare, ove richiesto o possibile, elementi che possano ricondurre ad altre percezioni oltre la vista, quali l'olfatto o il tatto. Prediligere l'utilizzo del verbo piuttosto che verbo più aggettivo o avverbio, correre e non camminare velocemente oppure camminare svelto. Limitare l'uso di termini particolarmente tecnici, usare solo termini tecnici di uso comune. Tempi verbali, prediligere quando possibile il tempo presente. Da non dimenticare mai. Ricordare all'ascoltatore, se possibile sempre, chi è il personaggio, identificandolo non solo con il nome e sempre lo stesso, ma anche ad esempio con la posizione sociale e o familiare, esempio l'avvocato Mario o Mario, il padre di Giulia. Specificare i gradi di parentela solo dopo che sono stati resi noti, quindi anche in questo caso non anticipare mai alcun tipo di informazione. Qualsiasi tipo di riferimento a persone o cose deve essere preciso e chiaro, se il tempo non lo permette, è preferibile far pronunciare anche una sola velocissima frase, esempio a casa di Mario, piuttosto che omettere l'informazione. Da evitare sempre, realizzare l'audiodescrizione senza alcuna collaborazione di una persona cieca o ipovedente. Pensare al messaggio che dovrebbe arrivare al nostro pubblico e che tipo di coinvolgimento emotivo dovrebbe avere. L'interpretazione e il giudizio devono rimanere soggettivi. Utilizzare pronomi personali come lui o lei, ma preferire a questi sempre i nomi, esempio Mario, Giulia, eccetera. Espressioni del tipo possiamo notare che a questo punto Mario o subito dopo Mario. Quest'ultima connotazione temporale a volte può essere usata, ma solo se davvero fondamentale per il significato di una scena. Descrivere troppo, solo perché il tempo lo consente. Infatti, descrivere ogni singolo dettaglio, esempio un litigio che è una scena particolarmente movimentata, distrae lo spettatore dal corso della proiezione. Forme di censura dettate dal proprio gusto o pregiudizio. Interpretazioni dei fatti non necessarie, esempio, se un personaggio si agita durante il sonno, descrivere il movimento in modo oggettivo, evitando frasi del tipo sta avendo un incubo. Parti di testo non necessarie, utilizzare invece massimo 160 parole al minuto e concedere sempre un lasso di tempo per le pause. Anticipare troppo o omettere le informazioni date dalle immagini o dalle scene. Servizi e contatti. Blindsight Project Onlus per disabili sensoriali offre la sua esperienza e i suoi servizi gratuitamente, esclusi i corsi di formazione che potrebbero richiedere una quota di partecipazione a tutti gli interessati,
esempio progetti e consulenze per l'accessibilità e abbattimento barriere sensoriali nella cultura, nel cinema o nello spettacolo in genere, o tutte le informazioni riguardanti le disabilità sensoriali cui sono rivolti sia l'audiodescrizione sia i sottotitoli. Per ogni informazione, suggerimento, comunicazione, segnalazione o richiesta, contattare Blindsight Project, info@blindsight.eu. A cura di Chiara Scregola, Laura Raffaeli, Consuelo Battistelli. Grazie.
c'è successivamente, e si vedrà che tipo di autodistinzione abbiamo cercato di fare, sperando che possa essere di gradimento. Ovviamente c'è da capire anche che bisogna stabilire dei confini tra audiolibro, audionarrazione e audiodescrizione, che sono tre cose completamente diverse. L'audiodescrizione non è un'audionarrazione, non è un vecchio melodramma che una volta facevano studenti, e lì c'era da parlare, c'era da recitare. L'audiodescrizione deve essere una semplice segnalazione che viene data mentre guardiamo il film insieme. Abbiamo qualcuno che vuole parlare, che vuole fare qualche domanda? Sì, scusate, volevo fare una domanda, sono molto nuovo a questo ambiente, quindi volevo chiedere, adesso ho capito diciamo come secondo voi va fatta la descrizione, ma dal punto di vista dell'offerta, cioè le persone non vedenti o ipovedenti, come fanno a vedere o a sentire un film? Ci sono delle regole, ci sono delle offerte, cioè, oppure voi come diciamo organizzazione avete degli obiettivi, vi state dando degli obiettivi da raggiungere? Lei parla dell'offerta al pubblico, e quello non dipende da noi, quello dipende da chi fa televisione, da chi fa cinema. Quindi adesso ancora non c'è nulla. No, altrimenti non avremmo fatto questo servizio, questo evento, perché se parliamo di il servizio pubblico offre 300 e qualcosa ore l'anno per non essere sanzionato dall'Europa, perché altrimenti avrebbero una sanzione dall'Europa, queste sono cose che vanno dette, che bisogna riconoscere. Quindi noi abbiamo dal servizio pubblico che è la RAI 330 ore, se non sbaglio, ditemi se sbaglio, insomma circa 300 ore che sono obbligatorie, e insomma ci sarebbe da discuterne un po', anche perché non c'è una logica di questa autodescrizione, ma non è il servizio pubblico che è il minimo, poi come dicevo prima, cioè il discorso anche che costa l'autodescrizione, e finché rimarrà una cosa di nicchia, una cosa fantascientifica, mentre nel resto d'Europa è una cosa normale, qui non sappiamo ancora cos'è. I professionisti che hanno autodescrizione sono ancora professionisti sconosciuti di nicchia, questa è la cosa spaventosa. Grazie. Sì, sì, no, ho capito. L'altra domanda che volevo fare invece è... Sì, è un po' come il discorso più generale legato all'accessibilità, che purtroppo in Italia non passa, e come diceva Laura, è un discorso di nicchia anche perché mancano delle reali sanzioni. Ora, nel caso dell'accessibilità, adesso non ne parliamo qui, non è il caso di parlare di accessibilità informatica, però noi abbiamo la migliore legge sicuramente europea per quanto riguarda l'accessibilità dei siti, e stiamo ancora parlando di quanti siti sono realmente accessibili. Alludo alla legge Stanca, la legge 4 del 2004. Quindi 10 anni fa, dopo 10 anni ne stiamo ancora parlando in teoria, la pratica ci manca. Quindi non ci stupiamo se con il discorso dell'audiodescrizione siamo ancora così arretrati rispetto al resto del mondo. Grazie. Un'altra domanda, scusate, ma io sono nuovo di questo settore. Volevo capire, una volta che diciamo, si riesce ad ottenere, per esempio, che il film in prima visione abbiano l'audiodescrizione, come funziona? Cioè, in una cinema c'è chi vede e chi non vede, tutti sentono la descrizione, oppure ci sono delle cuffie, oppure c'è certo, per tutti spiegare un po'. Beh, io non voglio rispondere direttamente. Io faccio i miei complimenti pubblicamente a Vera e Carlo per questa opera fantastica. Allora, grazie. Attualmente l'unica possibilità per ascoltare la descrizione di un film di prima uscita al cinema è rappresentata da Movie Reading. Movie Reading, scritto Movie Reading, quindi legge il film, è un'applicazione che esiste già da più di due anni sul mercato. È un'app gratuita che funziona attualmente per i sottotitoli sia su Android sia su dispositivi Apple, e per le audiodescrizioni su dispositivi Apple e a brevissimo anche su dispositivi Android. La rivoluzione, diciamo, di Movie Reading è che le sale non devono fare nessun adeguamento tecnico o infrastrutturale.
culturale, perché, come diceva Laura prima, l'ausilio per la prima volta arriva sul dispositivo individuale dell'utente. Cioè io non devo scegliere la sala che proietta il film o il scritto, non mi servono cuffiette da prenotare prima o procurare da altri, vado in ogni sala cinematografica con il mio iPhone, con le mie cuffiette, all'orario che voglio, con la gente che, con la compagnia che preferisco, e scarico sul mio dispositivo la descrizione del film che mi interessa guardare. Come funziona? L'app è gratuita, all'interno dell'app trovo una sezione che si chiama Market, all'interno del Market trovo i titoli dei film per i quali sono previsti gli ausili, audiodescrizioni o sottotitoli. Cliccando sul titolo del film, l'app mi segnala se sono disponibili per quel determinato titolo i sottotitoli, l'audiodescrizione oppure tutti e due. A quel punto, a seconda dell'ausilio di cui ho bisogno, scarico uno o l'altro o tutti e due. A quel punto posso decidere tranquillamente e liberamente che cinema andare. Arrivo nel cinema, non mi serve nessuna copertura di rete, niente, riapro l'applicazione, clicco nuovamente sul titolo e a quel punto avviene, diciamo, una piccola magia che fondamentalmente è alla base del brevetto di Movie Reading, cioè il dispositivo sfrutta il microfono interno, per cui ascolta pochi secondi dell'audio, della colonna audio del film, e in qualche secondo sincronizza l'ausilio. Quindi se si tratta di una persona sorda, la persona sorda leggerà i sottotitoli sullo schermo del proprio smartphone o eventualmente sul tablet o addirittura sulle lenti degli occhiali elettronici in dotazione in qualche cinema già in Italia. Se sono una persona cieca, basterà semplicemente che io colleghi il mio auricolare all'ingresso dello smartphone per ascoltare la traccia che è scritta. Quindi questo ovviamente dà grandi libertà di scelta, di indipendenza alla persona per andare dove vuole, a vedere il film che vuole. In questo caso la Brandsen Project ha realizzato autonomamente l'autodescrizione della grande bellezza, e questo devo dirlo a nome di Movie Reading, noi ringraziamo ovviamente la Brandsen Project, al di là del rapporto di collaborazione personale non poteva essere preesistente, per il fatto che la Brandsen Project è stata la prima associazione a credere fortemente in questo progetto e a sollecitare l'audiodescrizione che è avvenuta dopo sottotitoli. Noi abbiamo sottotitolato più di 160 film già in un anno e mezzo, due anni, sulle audiodescrizioni abbiamo cominciato da meno, però la Movie Reading è una piattaforma aperta. Quindi chi vuole può, noi possiamo mettere a disposizione la piattaforma per pubblicare le descrizioni e a quel punto la piattaforma offre grandissima libertà di utilizzo a tutti. Quindi in questo la Brandsen Project è stata la prima a produrre, pubblicare la descrizione, a dare la possibilità a tutti, su un film importante come questo, nella doppia versione, nella versione DVD, nella versione Blu-ray e nella versione cinematografica. Tutto qua. Se ci sono domande di tipo tecnico sull'utilizzo della piattaforma, sono a disposizione. Ci sono domande? Buonasera a tutti, sono Alfonso. Ciao Laura. Ciao Alfonso. Ciao, ciao Monser. Allora, io vorrei soltanto una domanda, non sono esperto così esperto di ecologia, però la cosa che mi chiedevo era, rispetto a questa piattaforma, quanto poi un privato che vuole realizzare appunto una descrizione, qual è il costo della produzione? Perché poi, cioè, se noi cerchiamo di allargare questo mercato, penso che ci sia un costo, no? Da parte, cioè, qual è poi, se non c'è un progetto dietro, dei ragazzi che siano dei proietti. Gli audiodescrittori già esistono, esistono già gli audiodescrittori e vorrei che siamo a vedere anche le registrazioni, studio. Certo. Cioè, visto che l'app, io l'ho scaricata, costa nulla, sì. Non l'app, scusate, l'audiodescrizione proprio del film, costa nulla, se poi qualcuno si impegna privatamente a fare, non so quanto poi ci sia il ritorno. Tu parli del ritorno, beh, questa è una cosa tecnica, quindi non lo so, su Movie Reading faccio rispondere sempre
sempre a Vera, non so quanto ritorna a Vera, non so dire. No, no, dico, nel senso, se vogliamo fare il simile anche un privato, si metta da partenenti, penso sia in mano pensare che col famiglio che domani non ci siano obbligo di legge o le case cinematografiche che facciano uscire già i film con il bando di iscrizione, il solito sarebbe quello, penso io, no? Non furono. Allora, cioè, far uscire il DVD, ad esempio, che come puoi cambiare la lingua del film e puoi mettere anche la descrizione, però poi per il cinema è un po' più difficile per dover... Allora, se parliamo di un video, sì, nel senso che alcuni DVD, pochissimi in realtà, ancora in Italia forse 4-5, sono usciti già con la descrizione integrata, però al cinema no. Fino ad avvento, diciamo, di billing, proiezioni di film di prima uscita accessibili non ce ne sono state. Anche quando un distributore decidesse di mettere direttamente la descrizione sul DCP, cioè sul supporto che poi viene, tra virgolette, preso dal cinema per la proiezione, questo non garantirebbe l'accessibilità della proiezione, perché alla sala servirebbe comunque un'attrezzatura di tipo tecnico, quindi un adeguamento infrastrutturale per fare in modo che la persona possa ascoltare la descrizione, quindi cuffiette, server, eccetera. Con un video in realtà questo problema viene risolto. Per quanto riguarda invece la questione del costo, allora, l'app è gratuita. Normalmente l'ausilio è un acquisto in app, cioè ogni volta che io vado a scaricare un sottotitolo o una descrizione, faccio un acquisto che mi costa 1,79€. Però poi l'app, dopo l'acquisto, mi rilascia una specie di ricevuta di acquisto che, mostrando all'ingresso alla cassa del cinema, mi dà diritto all'acquisto di un biglietto ridotto anziché il biglietto intero. Quindi diciamo che per la persona che ha bisogno dell'ausilio, fondamentalmente il sottotitolo, la prescrizione risulta essere gratuito, mentre invece per il gestore della sala cinematografica sono biglietti in più che vengono staccati, che non sarebbero stati staccati senza booking. Quello che dici tu del costo in realtà è una cosa importante, perché in questo momento se un privato, cioè un qualsiasi fornitore di audioscrizioni, volesse mettere a disposizione il proprio ausilio su Movie Reading, ovviamente questo è possibile, quindi questo fa parte di un rapporto, una trattativa, diciamo, di tipo commerciale con Movie Reading. Detto questo, il ricavato, parlando proprio in termini pratici, dei download potrebbe essere assolutamente preso da chi ha realizzato la descrizione, quindi non più da Movie Reading. Quindi voi dovete considerare comunque Movie Reading come una piattaforma flessibile, dove alcuni film verranno pubblicati dallo staff di Movie Reading o da chi per lui. Altri film da associazioni, come nel caso della Blindside Project, o qualsiasi altra associazione, ente, privato, eccetera, che volesse pubblicare i propri siti sulla piattaforma. È chiaro che in un momento come questo, dove l'applicazione ancora non è particolarmente diffusa, quindi dove anche noi abbiamo bisogno di un supporto forte a livello pubblicitario, qualora ci fosse un apporto di privati, fondazioni, eccetera, per finanziare in tutto o in parte la produzione degli ausili, chiaramente sarebbe un'iniziativa più che benvenuta. Però questo non toglie che la piattaforma possa essere utilizzata tranquillamente anche da chi, non facendo parte strettamente dello staff di Movie Reading, volesse pubblicare i propri ausili, quindi utilizzandolo come uno strumento. Detto questo, un Viridic è vero che si applica al cinema, ma ci sono delle aperture importanti sia verso un video, quindi un Viridic funziona benissimo con il DVD, in questo caso la Blindside Project ha fatto anche la versione per DVD, per Blu-ray, la grande bellezza, e anche per la televisione. Quindi non sottovalutiamo che comunque è una piattaforma talmente flessibile da prestarsi a N utilizzi. Grazie. Prego. La domanda sul costo della singola audiodescrizione è già risposto. E immagino che la persona che ha parlato prima chiedesse quanto costa farla, realizzarla la audiodescrizione, perché c'è qualcuno che deve vedere il film e che deve interpretarlo, qualcun altro che deve scrivere quindi la audiodescrizione, qualcun altro che la deve registrare, renderla piattaforma
diciamo, poi compatibile e sincronizzata con la film, ma un altro che deve doppiarla perché ha una voce adatta. Quindi penso che ci sia un costo, diciamo, di realizzazione, penso la domanda più o meno fosse questa. E io, vabbè, quella poi, io invece avevo un'osservazione da fare, cioè, solo, cioè l'idea è molto buona questa dei film, diciamo, prima visione, a scaricarvi direttamente sul dispositivo, però non dimentichiamo che non tutti i ciechi e i ipovedenti attualmente posseggono un dispositivo GEL. Ci sono delle persone anziane, le persone che stanno perdendo la vista adesso, che non sono così tecnologicamente avanzate, per cui forse una gestione della cosa, forse è fatta scienza, come la dico io, a livello legislativo, come succede in Francia, come succede in Inghilterra, con il film che esce direttamente su piattaforma digitale e le sale cinematografiche, diciamo, tanto ormai si dovranno adattare tutte al sistema DCP, cioè al digital cinema, al package, con una strumentazione adatta su cui potrebbero avere magari i contributi, cuffie e occhialini per guardare anche da parte dei sordi il sottotitolo. Chiaramente mi rendo conto di diciamo avere un'aspettativa troppo alta, però questo risolverebbe sia il problema di chi non ha uno smartphone e comunque non lo sappia usare, e sia di chi abita in un paesino in cui non c'è un film con la descrizione in cassa e che quindi va, si reca il cinema quello che vuole e si vede e si sente il film. Posso rispondere? Sì, è vero, non tutti hanno uno smartphone ed è anche vero che al momento nessun cieco ha l'accessibilità, quindi bisogna anche cominciare a fare un discorso purtroppo di aggiornamento. Molte persone, anche se giovani e non anziane, non sanno proprio usarlo, hanno l'iPhone e non lo sanno usare, quindi non è soltanto possederlo, è anche saperlo usare. E purtroppo questa è una realtà che però non può fermare tutto, non si può fermare tutto soltanto al ragionamento, a come migliorare le cose, a parlarne. Le parole sono diventate pesanti, perché io sono 10 anni che non vedo più e ogni anno non è mai cambiato nulla. Ogni anno sono 10 anni che ne sento parlare, sono anni che me ne occupo anch'io. Però ogni anno è uguale all'anno prima, se non peggio. Per questo la persona che non ha, ovviamente io tendo a pubblicizzare un metodo che è molto più economico, qual è il movie reading, perché ovviamente questo non spetta a me, ma spetta alle aziende, alle TV, a chi fa questo servizio, trovare degli accordi, poi trovare dei sistemi che possono agevolare. Va detta anche una cosa, che parliamo, quando si parla di ausili va ricordato sempre, noi disabili lo sappiamo bene, che il nostro nomenclatore tariffario in base al quale vengono poi rimborsati gli ausili per le persone disabili, l'ultima riforma è quella della Bindi del 1999 e forse qualcosa è cambiato nella tecnologia. Quindi l'iPhone, per esempio un iPhone non ci viene rimborsato ed è un ausilio per noi. Questo va ricordato perché molte persone non ce l'hanno, non perché siano anziane, perché non lo conosco, ma anche perché non possono permettersi. Però se facciamo questo discorso poi non si va più avanti. È anche vero che noi persone cieche abbiamo il problema della mobilità, allora è inutile parlare di cinema se non ho nessuno che mi ci accompagna. Questi sono tutti discorsi molto molto giusti, però oggi qui volevamo semplicemente, come ripeto, mettere un punto su questo, parlarne e decidere un po' se cominciare a realizzare questa autodescrizione non sarebbe meglio. Potrebbe creare dei posti di lavoro, c'è una nazione da autodescrivere, anche molti professionisti devono allargare questa loro professione, secondo me, secondo il mio parere, perché deve essere una cosa normale avere un film, una TV o uno spettacolo accessibile, come lo è altrove. Ovviamente non tutti possiamo avere tutto, anch'io tante cose non le posso
fare o non le posso fare, e altre persone, anche se sono cieche come me, possono farle. Naturalmente si fa un discorso, io sono un po' contraria alla globalizzazione, come dicevo prima, delle linee guida, per esempio, che vogliono lanciare a livello europeo. Secondo me è una cosa sbagliata, perché a livello europeo l'Italia non può competere, noi siamo indietro di 30 anni, quindi come possiamo avere un documento unitario con tutte le altre nazioni che da 20 anni hanno un cinema accessibile, la TV accessibile? Noi dobbiamo ancora cominciare, stiamo ancora parlando. E come diceva prima Consuelo, la stessa cosa vale per una legge che ci invidia al mondo, che è la legge stanca e che non è applicata, addirittura dei siti istituzionali che dovrebbero essere i primi per la legge. Quindi è bene andare incontro a tutti, non si vuole naturalmente dettare un metodo anziché un altro. Per esempio, la nostra associazione non si è mai schierata con un ausilio come fanno alcuni, la LIS sì, la LIS no, sottotitoli sì, sottotitoli no, il DRAN sì, il DRAN no. Io sono convinta che una persona disabile debba avere la possibilità di scegliere e di scegliere l'ausilio che vuole. Quindi bisogna avere una vasta offerta che finora, come dicevamo prima, non solo è scarsa, ma è anche a pagamento spesso. Quanto costava un film? Forse voleva chiedere prima Alfonso, posso rispondere io a questa cosa? Poi vi passo la parola a Chiara, perché magari è una cosa tecnica. E Chiara ti ha spiegato tutta la situazione con i film. Dietro a tutta questa cosa c'è naturalmente una lavorazione, anche questo che oggi si cerca di capire, che questo lavoro più si allargherà, meno costerà una registrazione. Il lavoro sarà sempre tanto per tutti, però, perché ripeto, non si può considerare questo lavoro soltanto per quelle ore del servizio pubblico obbligatorio, o per quel film ogni tanto, o per quell'iniziativa una tanto. Qui bisogna cominciare a metterci in testa che questo deve essere un servizio che è obbligatorio da anni, e che si pretende ormai nel 2014, è una pretesa, e non è una pretesa così, è una pretesa giusta, tra l'altro in maniera pacifica, perché nessuno ha denunciato ad esempio che mi obbliga a pagare il canone, nessuno ha fatto storia se a un festival del cinema, mentre tanto non viene insegnati di sostegno, si spendono miliardi, e però non hanno poi poche migliaia di euro per renderlo accessibile. La richiesta che abbiamo fatto noi per tanti anni, abbiamo ottenuto i festival accessibili, ad esempio qui a Roma, il primo festival accessibile in Europa, è stato realizzato perché noi abbiamo chiesto che fosse accessibile un festival, non un film, che sono due cose diverse. Però anche lì c'è il discorso di un festival, il costo di un festival è altissimo per le proiezioni se non si usa il movie reading. Quindi, per chi va al cinema e non ha un apparecchio, io sono d'accordo, bisognerebbe che magari si potesse, ma questo non mi pare già succedere a Milano, ecco, vengono dati degli apparecchi nelle sale. A casa ovviamente c'è la comodità di stare a casa, perché si chiama l'amico che c'ha l'altro, cose del genere. Per la persona anziana, per chi parlava prima della persona anziana, che è sempre considerata come lo sono i giovani, naturalmente è anche vero che c'è sono anni che la persona anziana ha autodescrizioni per un certo target di trasmissioni che ad esempio io non seguo, un suolo non segue, perché le trasmissioni del servizio pubblico autodescritte sono tutte trasmissioni che ad esempio io non seguo, quelle poche ore che sono state fatte. Quindi diciamo un po' gli anziani di questo servizio saranno da anni con la RAI. Il discorso dei costi è che ci sono tante figure professionali coinvolte, quindi c'è l'audiodescrittore, c'è un fonico, c'è una sala doppiata, ci sono molti passaggi per realizzare una descrizione, e questa è la ragione per cui il costo è più elevato rispetto ai sottotitoli. Ora, senza parlare proprio di cifre pratiche, però insomma parliamo comunque di insomma, un film non viene sicuramente, lo può confermare anche bene, non viene sicuramente il costo di un film audiodescritto, non lo stesso costo di un film sottotitolato. E questo, 5 volte tanto appunto, e questa forse è la ragione per cui anche i casi di produzione si spaventano e non affrontano questo costo, e per il momento ecco, gli unici che affrontano questo costo è appunto la RAI.
da parte di Mediaset, della 7, della Fox non c'è nulla di audiodescritto, né tantomeno le case di produzione intendono inserire le audiodescrizioni all'interno dei DVD quando li producono. Quindi questo è un po' per rispondere alla questione dei costi. Sì. Non so se qualcuno voleva dire qualcosa riguardo a... Grazie Sara, sono Cristian Bacinone, sono il project manager di un nuovo progetto che dopo gli anni stiamo cominciando a Bologna, si chiama Filmoises. Io sono entrato quest'anno con il figlio di una persona non vedente, semplicemente è un laboratorio integrato in cui non vedente e vedenti fanno le cose insieme. Abbiamo dato finito dal campo di tranquilli e abbiamo detto fine mese fondare quello che dovremmo fare il 28 febbraio, un progetto sociale di QB che appunto produrrà audiodescrizioni. Siamo già in contatto con Mobilibri appunto per utilizzare la piattaforma, e volevo rispondere un attimo al telefono sul parte del successo sui prezzi. Un'audiodescrizione sui conti che abbiamo fatto noi circa può venire a costare tra gli 800 e i 1500 euro, dipende da come viene fatta, da quali sono gli attori che vengono inseriti nel percorso. Noi personalmente abbiamo deciso di fare un percorso cioè, per dare la forma con i clienti, anche a volte quelli che erano le clienti che sono state presentate oggi. E nel senso che comunque la volta che abbiamo non ci piaceva far sì che i clienti fossero più lontani, ma li abbiamo proprio integrati nella filiera. E il punto di pareggio, diciamo, per una descrizione che ha costi di spesa va più o meno tra i 1500 e i 2500 dollari. Quindi lì si tratta di capire se effettivamente e quanto la tecnologia può essere diffusa. Noi pensate sia un ottimo lavoro in questo senso. Noi da parte nostra abbiamo appena iniziato, quindi abbiamo appena un descrittore relativo, non sono per caricare appunto perché dobbiamo ancora parlarci. Però abbiamo fatto già sui quindi abbiamo fatto. Scusami, ti interrompo. Allora, che siamo, puoi parlare direttamente? Sì, scusami. Non riesco a capire. Scusami. Grazie. E quindi diciamo che le possibilità ci sono, come giustamente diceva Laura, si tratta di fare un progetto che io credo debba essere condiviso più a livello grande tra tutte quelle piccole realtà, perché non siamo noi l'unica, ce ne sono altre in Italia, che fanno la descrizione per fare. Questo vuol dire che il lavoro che fa l'insight sicuramente spiega in questo senso, per cercare di andare ad ottenere una diffusione più ampia sia delle tecnologie che delle descrizioni che in generale della cultura dell'accessibilità. Io personalmente mi occupo da una vita perché appunto sono figlio della persona non vedente, ma da qualche tempo e mi sono reso conto che è molto difficile sia per quanto riguarda l'accessibilità informatica che la cultura che in generale l'accessibilità della vita quotidiana di non vedenti. E credo che le figure di questo genere possano essere molto utili e vanno scalate in questo senso, nel senso che deve avere una piena diffusione e costruire magari anche una rete nazionale, perché potrebbe essere un'idea, anche nella previsione di, e su questo è il mio campo di studio. Faccio presto, stai a Nietzsche con lo stesso evento. Quindi sarà un evento che girerà, però non girerà per tutto l'anno, proprio perché bisogna cominciare a farle, stiamo descrivendo. Assolutamente, stiamo già facendo, nel senso che stiamo facendo in questo periodo. C'è da dire che rispetto a quanto diceva prima la signora sulle tecnologie del cinema, la comunità europea ha a disposizione dei fondi per fare queste cose, non personalmente, e avevamo fatto per proporre di pensare insieme a scrivere un progetto. E è il lavoro, quindi nel senso che io per il mio senso faccio un buono perché appunto mi manda il cliente e il mio rapporto con la progettista, quindi la proposta era quella. Voglio chiedere io, scusami, una cosa che sono interessata a quello che hai detto, proprio per quello che hai detto che voi state realizzando delle autodescrizioni. No, non è che mi voglio proporre, ti voglio chiedere questo, ci tengo molto. Per come le affronto io, per come le affrontate e per come credo che le affrontino molti miei colleghi. Perché? Capisco che la nostra è una società che sta in un periodo un po' oscuro,
che ormai si ragiona solo in termini economici e di denaro, io volevo dire che questo non è un lavoro, soprattutto per dei professionisti del settore, parlo di me, ma anche del lavoro dell'adattatore e dell'audiodescrittore, non è assolutamente un lavoro molto remunerativo. Quindi pregherei, mi permetto di pregarvi, perché io lo faccio con questo spirito, e infatti non lo faccio spesso perché lo trovo molto faticoso scrivere un film, perché secondo me fatto in un certo modo è faticoso. Quindi prego tutti quanti che si accingono per fare questo discorso, ecco, di avvalersi veramente, ecco, nel tuo caso hai la tua mamma, di avvalersi sempre della consulenza di una persona cieca, e soprattutto di non prendere chiunque arrivi o chiunque si proponga, nel senso che si propongono tutti, tutti sanno fare tutto, tutti sono in grado di fare tutto, viviamo nella società dei tutt'oggi, e quindi io spero che venga tutelata almeno ecco, la professionalità più sensibile, che fa questo lavoro con il cuore, non solo per fare dei soldi o perché magari c'è poco doppiaggio e allora si fa un po' di audiodescrizione. No, vi prego di no. Per quanto mi riguarda, io vi tiro indietro, anche io ne faccio molte poche, però è una preghiera quello che sento di fare. Grazie. Io mi chiamo Claudio, e sono ipovedente, seguo questi discorsi dell'audiodescrizione ormai da qualche anno, quindi volevo anche rispondere alla persona che chiedeva quante cose ci sono, sia per quanto riguarda la televisione, il cinema, se ci sono, cioè è vero che sono poche, però io credo che dobbiamo dare delle risposte così un po' più chiare. Nel senso che, per esempio, alla RAI tutte le sere c'è una trasmissione un posto al sole che è autodescritta, quindi quello per esempio è già una cosa che uno si può rendere conto di come è realizzata. L'altra cosa che esiste già da un po' di tempo è l'esperienza di Cinema Senza Barriere, che manda un film ogni mese al cinema dei piccoli, tra l'altro martedì ce ne sarà uno, Tutti i pazzi per Rosy, che è vero che non è ultima uscita, su questo siamo d'accordo, però sicuramente negli ultimi anni che è stato fatto questo servizio, ormai da 1 o 2 anni, sono stati mandati film anche molto vicini alle televisioni, insomma, non sono così lontani da... Poi sicuramente oggi è entrato in ballo questo discorso di mobility, che va, secondo me, io la cosa che auspico è che si collabori tra queste diverse realtà per migliorare il servizio. Questo tra l'altro l'abbiamo detto pure in un'audioconferenza in San Carlo qualche giorno fa, io spero che queste cose si realizzino. L'ultima cosa che voglio dire è che per esempio esistono le audiodescrizioni anche per quanto riguarda il teatro, e se magari vuole dire qualcosa, io so che il 23 ci sarà un'audiodescrizione dello spettacolo Alchione e Pinocchio, quindi mi sembra che è vero che sono poche cose, però è vero che esistono e dobbiamo darne diffusione. Grazie. Claudio, le cose sono poche, ma qui oggi parlavamo specificamente della sessione sinfilmica, altrimenti qui ci sarebbe stata a parlare con il Barbara Manzana in sala, che fa una descrizione teatrale, quindi non se ne è parlato semplicemente per questo motivo che oggi si parla della sessione filmica. E le offerte non è che mancano, però rispetto a quello che ha l'Europa, noi abbiamo lo 0,001, e questo non può essere un motivo di felicità. Diamo pubblicità alle cose che esistono, credo che non è che diamo molto avanti. Non è, ma sai che c'è, si fa pubblicità una cosa nuova, non è una cosa che c'è da 30 anni. Il teatro di Lione, per esempio, è una cosa nuova che siamo riusciti a portare. Ogni volta 4-5 persone, non siamo riusciti a portarne di più. Il cinema dei piccoli è un grande problema, perché per esempio non è vicino alla metropolitana, c'è un problema di volontari che accompagnano, che lo ritroviamo, ci sono grossi problemi. Il problema della mobilità è molto importante, per questo motivo qui si parla della filmica, perché siamo riusciti ad arrivare a un abbattimento di barriere che sono anche quelle della mobilità, perché se io non ho nessuno con cui uscire per andare al cinema, e mi è capitato perché non guido più,
Posso ribadire, nel senso che è vero quello che dici tu, ma è vero anche che sì, se... Allora, voglio dire, per esempio, il discorso del cinema dei piccoli. Se uno chiede volontari all'unione, si può organizzare con volontari e ci chiede volontari. Poi è vero che è difficile, perché poi loro finiscono alle 7 e tutti questi problemi che tutti sappiamo. Però, voglio dire, ci si può lavorare su queste cose. Si può lavorare su tutto, infatti io vorrei cominciare a lavorare su quello che invece è la novità, quello che offre il 2014 e quello che si potrebbe avere con dei semplici accorgimenti, tra l'altro, che abbattono anche i costi, perché come ha detto fino adesso Dera, un film al cinema con Viviti che abbatte tantissimi costi rispetto a un film accessibilizzato diversamente. Quindi bisogna anche andare incontro all'epoca, bisogna adeguarsi. L'offerta finora è sempre quella che c'era fino a 20 anni fa, quindi non si sta facendo nessuna polemica, però si può anche ringraziare per quel poco che c'è nel momento in cui tutto questo, tra l'altro, è una cosa che doveva già essere successa da tempo. Bene, allora io passo un attimo la parola a... C'è qualche altra domanda? Sì? Allora, una domanda proprio tecnica per Viviti, che invece è un discorso un pochino più ampio. Allora, prima di tutto dico chi sono, sono Irene Valgo e collaboro con il gruppo di cui parlavo prima, Cristiano, sul film Voices. Io dall'inizio del progetto, quindi dal 2009 ormai, sono una dei ciechi che lavorano con i vedenti del gruppo, ma non sono la mamma di Cristiano. Allora, la domanda per Movie Reading era una propria curiosità, cioè capire qual è la differenza dell'audiodescrizione per DVD e quella per cinema e Blu-ray e quale di queste dovevamo scaricare per oggi, perché io ho scaricato quella per il cinema, potrei aver sbagliato, quindi tiro giù l'altra. Invece, per quanto riguarda il discorso che si sta facendo qui, quindi sulle linee guida, è un discorso che, come diceva Laura giustamente, si sta facendo da molti anni in Europa e qui siamo molto indietro. Noi, quando abbiamo iniziato a lavorare al progetto, abbiamo fatto un workshop con un audiodescrittore tedesco e una audiodescrittrice spagnola che lavora con l'Università di Barcellona, proprio perché la realtà italiana è molto... e al tempo molto più limitata di quanto non sia oggi che si sta iniziando a parlare di altro come Movie Reading. Io credo che Movie Reading possa essere un'opportunità per superare quella che secondo me è una delle cose che più di tutte, più della mancanza della cultura dell'accessibilità, più della sordità e della cecità che è caratteristica di questo paese in mille cambi, non solo del nostro, è stata la difficoltà che c'è tra chi lavora nel campo delle audiodescrizioni a fare rete. Chi dice io faccio meglio, io faccio da anni questo, quindi io sono più bravo di quell'altro, e quando si cerca di collaborare non ci si riesce. Il mio auspicio è quello che una piattaforma come Movie Reading, proprio perché spero che abbia la filosofia che ci diceva Vera, cioè sia aperta, dia la possibilità di poter caricare sulla piattaforma anche i film di quelli di cinema senza barriere, in modo da dare la possibilità a quelli che vogliono andare al cinema con le cuffie di andarci e a quelli che hanno l'iPhone di seguire il film con l'iPhone, a noi di Film Voices, esiste anche un gruppo che si chiama Senza Barriere Onlus di Trento che fa audiofilm, che è un discorso un po' diverso perché li fanno sul CD e quindi io non ho mai apprezzato l'aspetto ghettizzante, no, di quel lavoro. Però nel momento in cui esiste la colonna audiodescritta, e loro audiodescrivono molto bene a mio avviso, si potrebbe benissimo caricare quella colonna su Reading e mille altre realtà di questo tipo. E secondo me solo in questo modo noi possiamo fare quel salto di qualità che diceva Laura. Concludo con una piccola osservazione polemica, tra virgolette, non con il gruppo qui che non c'entra niente. Per quanto riguarda le audiodescrizioni della RAI, il problema è che i decoder digitali non sono accessibili, quindi spessissimo uno non arriva alla colonna audio proprio perché non è accessibile il menu del decoder, e questa è una delle cose più ridicole del problema dell'accessibilità. Grazie.
sono d'accordissimo con tutto quello che hai detto, infatti ribadisco, quindi è una piattaforma aperta, c'è spazio a sufficienza per ospitare tutte le amministrazioni delle RAI, quelle di Senza Barriere Onlus, quelle di Cinema Senza Barriere, poi questi sono accordi diciamo di tipo commerciale che vanno presi tra Movie Reading e diciamo, le organizzazioni di cui abbiamo parlato. La differenza tra il DVD e il Blu-ray, oggi qui diciamo la versione DVD, è semplicemente chi è che ok, fate presto, scherzo. Possiamo. Allora, adesso non so, poi mi dentro nel merito di questa. Spiego brevissimamente la differenza, è semplicemente nel frame rate. Quando voi andate al cinema, vedete una versione a 24 fotogrammi al secondo, che è la stessa che va sul Blu-ray. Quando comprate il DVD è a 25 fotogrammi al secondo, dura di meno, ok? Poi è la versione che potete riutilizzare qualora il film andasse anche in televisione. Quindi la differenza è semplicemente una differenza tecnica nel numero di fotogrammi e di aggiornamento di fotogrammi al secondo, semplicemente questa. Quindi le due tracce hanno una durata diciamo leggermente diversa per questo motivo qua. Quella che vedete al cinema è a 24 uguale al Blu-ray e quella che vedete a casa o in televisione è a 25 fotogrammi al secondo. Quindi oggi, poiché il Movie Reading, come sapete, si basa sul riconoscimento, sul matching tra l'ausilio e l'audio, oggi Chiara, correggimi se sbaglio, si proietta la versione DVD, giusto? Ok. Chi ha scaricato il Blu-ray? Uno. 2, 3, 4, chi ha scaricato il DVD? 1, 2, 4, allora facciamo una piccola variazione diciamo tecnicamente sulla piattaforma, stiamo per mettere tutti e due gli ausili gratuitamente, quindi chi vuole può scaricare l'una o l'altra da 5 minuti, giusto il tempo di rendere operativa la gratuità del download e potete scaricare tutte e due. Chiara adesso vi dà le credenziali della rete wifi perché c'è una wifi in sala, quindi per chi vuole può scaricare la connessione. Sì, se dovessi avere bisogno del wifi la rete è D-Link 2, se dovesse servire il campionato da scaricare. Assolutamente. Ah, ok. Perfetto. Allora ve lo dico tra poco. Ciao. Sì, sono sempre un posto e tornando al discorso di Prisa e di Irene, che appunto mi hanno dato la risposta del posto. L'ipotesi di una rete sarebbe auspicabile, perché io mi chiedevo se a Roma c'è qualcuno che vuole fare delle altre iscrizioni, se c'è una situazione a Milano che vuole fare attraverso la fondazione alla descrizione di 5 film, se a Lecce e a Bologna ci sono altre, mi domando io, c'è il rischio che magari in quattro realtà lavorano magari su due film, cioè su un titolo già in lavorazione. E poi l'accesso, cioè io credo che la grande bellezza fosse già uscito quando voi ci stavate lavorando, domanda. Non è mai uscita la descrizione? No, la descrizione di film, dico. Sì, sì, niente, c'è una persona che capisco che questo non penso che anche realtà private lo facciano potenzialmente per no, avere un ritorno, quindi sarebbe auspicabile che una realtà privata possa lavorare sul film prima di uscire in previsione, perché altrimenti non c'è senso a livello di marketing. Quello dipende dalle case di produzione, se concedono il DVD prima. Capito, però altrimenti è impensabile che dei privati si mettano a lavorare su una distribuzione a film già uscito, perché adesso questo della grande bellezza a un ritorno, no? Perché cioè, è una cosa, ma un film che ha mediamente una vita di una visione che ne so, di 3 settimane o un mese, se la descrizione avviene dopo 6 mesi, credo che c'è un po' fuori. Quindi la bella mia. La grande bellezza è stato scelto perché appunto un film era una serie di premi che ci sembrava in caso di descrivere di rendere accessibile per quest'anno. No, però dico come ipotesi di mercato, cioè se il privato non riesce a all'inizio arriva però la descrizione c'è la firma magari fuori dalle sale quando riguarda la versione cinematografica, vedete voi qua, cioè
quindi sono solo domande per creare un futuro marino con questa realtà, perché quello che stiamo facendo sempre in Bologna è molto interessante, però appunto mi chiedevo, non è possibile che magari io a Roma sono lavorato sullo stesso film che sta lavorando con quello di Rene e di Cristian. Sì, potrebbe capitare, diciamo che finora non è ancora capitato. Vabbè, insomma, diciamo che sono fatto, è siamo qui appunto per quel quartetto, quindi ci parliamo, iniziamo un dialogo, no? Tanto ci conosciamo tutti più o meno. Sì, sì. Grazie. Una cosa voleva dirla, anche per i sottotitoli si è presentato, cioè ci sono stati più versioni di sottotitoli dello stesso film, però questo insomma, non credo che l'eccesso rappresenti un problema, anzi, però come diceva giustamente Consuelo, il momento che si crea la rete, diciamo c'è anche un pochino più di comunicazione. Una cosa la guida, io volevo dire una cosa, io seguo da pochissimo tempo le descrizioni in Rai, riprendendo quello che diceva Claudio, pare, non c'è soltanto la fiction, un posto al sole che viene audiodescritta ogni sera, ma ci sono anche dei film che, consultato la pagina 730 di Televideo, si viene informati sulla programmazione di audiodescrizioni che viene fornita da Rai. Mi approfitto anche per chiedere a Consuelo e a Laura quale sarebbe il target di trasmissioni televisive che a loro farebbe piacere vedere. Dovrebbero essere descritte tutte, e questo è il problema, non si deve descrivere una cosa che a me piace, si deve descrivere un tour in TV, dal TG al film, al telefilm, alla fiction, alla soap, a tutto. Quindi, e questo è il ragionamento che non deve più essere fatto. Noi siamo qui oggi proprio per mettere appunto un punto su una certa politica che è stata fatta finora, per politica intendo un modo di lavorare, che andava bene quando erano altri anni, con l'evoluzione, con quello che c'è stato intorno, che comunque oggi abbiamo ancora una nazione accessibile a questo livello. Quello che c'è di offerta, sì è vero, c'è un posto al sole, ci sono altre cose, un film, io la guardo sempre la pagina di Televideo dal mio computer per capire e sperare che il film prima o poi da un film audio scritto. E c'era l'ora di Scampia, l'ultimo film che ho descritto è stato l'ora di Scampia su Rai 1 qualche giorno fa. Sì. Non è una grande offerta rispetto a quello che avevo fino a 10 anni fa che vedevo. Non lo so, ovviamente è un po' diversa la situazione. Però sicuro di questo, lo intendo precisare, perché se da poco che noi siamo soltanto di 3 persone interne che seguono le altre descrizioni, perché l'azienda come Rai, come tutte le altre aziende in Italia, in questo momento si trovano in crisi. Quindi speriamo, cerchiamo di essere ottimisti andando avanti e sperando di poter incrementare questo numero, magari tornando a chiedere diciamo, l'aiuto di professionisti esterni che abbiamo finora anche collaborato in questo tipo di settore. E volevo anche chiedere, io volevo chiedere un'altra cosa poi, se avete, probabilmente l'avete già fatto, se pensate di fare una lettera aperta al direttore generale, al presidente della RAI. So che abbiamo già provato a chiedere di cambiare un po' le cose, non siamo mai state ascoltate, abbiamo cercato alla fine di fare battaglia, abbiamo ottenuto un sacco di cose, dopo tanti anni abbiamo capito che è ora che chi fa questo lavoro comincia a lavorare veramente, perché c'è bisogno e perché quello che c'è andava bene 20 anni fa. Oggi l'esigenza, non possiamo dire a un ragazzo di 18 anni che la RAI è accessibile,
perché l'offerta culturale e di spettacolo non è certo idonea per un ragazzo di quell'età, per un ragazzo di 20 anni, quindi c'è sicuramente un target che andava bene probabilmente fino a qualche anno fa, anche di scelta, per questa cosa di scegliere i film per noi. Io vorrei avere ancora la possibilità di sceglierlo il mio film, capito? E questo lo pretendo, e non è perché sono una presuntuosa, perché nel terzo millennio posso averlo. È tutto qua, non è una pretesa. Io sono pienamente d'accordo con te, e assolutamente al 100%, perché insieme a te, e credo tutti, non sono presenti oggi, ma a gran parte proprio dei cittadini italiani, siamo consapevoli di essere molto indietro in questo senso, su tutto ciò che riguarda la cultura dell'accessibilità e le problematiche che rispetto ad altri paesi in Europa non siamo riusciti ancora a risolvere e adeguarci. Per quanto mi riguarda, c'è l'abbattimento barriere in Italia che resta molto indietro, perché comunque ancora è concepito soltanto come realizzare un scivolo o un ascensore. Quello non è abbattimento barriere, perché sono molte le nostre, sono le barriere sensoriali, sono sconosciute, quindi insomma da qualche anno se ne comincia a parlare, grazie anche soprattutto alla nostra associazione, questo l'ha detto, perché io quando ho perso la vista non se ne parlava. Quindi e queste sono cose che bisogna riconoscere a una piccola associazione che ha fatto tutto questo con 700 euro di 5.000. Quindi per questo abbiamo ringraziato anche il Centro Servizi Volontariato Lazio. Ci tengo a dire un'altra cosa, l'audiosezione che abbiamo realizzato, noi l'abbiamo offerta a Movie Reading per pubblicizzare questa cosa. Quindi il discorso del ritorno, del guadagno, quello è un discorso che va fatto quando si fa questo lavoro. Da parte mia c'è soltanto la voglia di avere l'accessibilità, che deve essere, sai, io ho 53 anni, quindi potrei anche rinunciare. A una ragazza che ha 20 anni e che ha perso la vista o che è nata cieca, chi glielo dice? Scusate, perché questo va detto, chi glielo dice che c'è l'offerta? Quale offerta? Una ragazza di 20 anni, un ragazzo di 25 anni, sono stanchi di sentir parlare di queste cose, vogliono un'offerta vera, vogliono concretizzata, e sono anche stanchi di sentire qualcuno di noi che continua a dire che invece c'è tutto. Perché quella persona che dice che c'è tutto, ma alla fine in realtà ferma comunque un percorso che è quello di evoluzione necessaria in questa nazione se vogliamo considerarci europei. Se non riparremo, perché tra un po' ci porteranno fuori anche il discorso delle carceri, quindi insomma non so quanto rimarremo ancora europei. Se lo siamo, dobbiamo considerarci tali in tutti i sensi, anche per il riconoscimento dell'accessibilità, quale riconoscimento della dignità della persona disabile. Perché l'ausilio non devo scegliere, non deve essere imposto. La qualità di un ausilio è la riuscita di una singola città, la decide il disabile, non decide chi l'ha prodotto. Questo è importante cominciarlo a capire anche per chi fa questo lavoro. E noi vorremmo che ce ne fossero tanti gli altri scrittori, così come i sottotitolatori, perché c'è la voglia di scrivere tutto. Ricordiamo che non faccio stato descritto sullo spettacolo, ma anche ad esempio tutto deve essere descritto, perché io non vedo più e vorrei sapere in un'immagine che cosa rappresenta, vorrei sapere con il quadro, con il caravaggio, non me lo posso più vedere, però potrei avere una descrizione. Quindi anche il timore che diceva prima qualcuno che ha detto una cosa giustissima, bisognerebbe essere puniti tra gli scrittori, questo è un timore che bisogna cominciare a perdere, perché noi come associazione stiamo lavorando affinché questo mercato venga aperto e non rimanga più di nicchia, che venga aperto a tutti quanti e che ci sia possibilmente lavoro per tutti, ma soprattutto accessibilità per noi. Io chiuderei qui e passerei al film, che forse è ora, sì, va bene, passo la parola chiara per il wifi. Una cosa, sì, prima del wifi volevo dire solamente una cosa, questo per chi vuole fare le iscrizioni e per chi già le fa, che la conoscenza della disabilità, di questa disabilità è importantissima per fare il mestiere dell'audiodescrittore. Cioè pretendere di audiodescrivere solamente sapendo scrivere, vuol dire io sono bravo a scrivere, io faccio un mestiere affine a quello dello scrittore, non ti fa diventare un bravo audiodescrittore, è sapere, non dico appieno cos'è la cecità, perché credo che chi non la vive non potrà mai sapere appieno, però avere
stare a contatto con questo tipo di disabilità sicuramente è la prerogativa necessaria per poter fare questo mestiere. Questa è la mia opinione da autodescrittrice. No, ultimissimo, non volevo intervenire, sono la presidente del Centro Servizio del Volontariato e sono anch'io abbastanza stanca perché qui ci troviamo di fronte all'esigibilità del diritto. Allora, il Centro Servizio del Volontariato aiuta, anzi io vi ringrazio perché coniugate anche l'etica e l'estetica, non a caso secondo me avete scelto anche questo film. Il ragionamento è molto più complicato. Qui con noi oggi c'è anche Silvia Loltrera dell'Associazione dell'Agenzia per la Vita Indipendente, la FISH, però sono anni che ciascuno fa qualcosa per, ma io non ho mai visto quello che è accaduto per esempio in Spagna, dove tutti i non vedenti e i povedenti si sono fermati perché hanno preteso i semafori sensoriali. Allora, siamo capaci a non cadere nella retorica del pietismo per quattro soldi, perché tanto ci hanno dato la legge, ma neanche io ci hanno dato quel pezzetto di servizio, e neanche io guardo un posto al sole, ci ho clienti, guardo sicuramente, ma neanche io amo un posto al sole, come per esempio rispetto alla comunicazione. Ma lo stesso Comune di Roma non dice che per esempio il Sant'Alessio, il teatro che esiste a Villa Borghese o il Chione che fa delle cose, anche di essere esclusi da un'informazione. E poi non dimentichiamo che se tutte le città metropolitane, i non vedenti, oltre la persona che sta nell'ultimo paese, Rocca di Grozza, non mi viene in mente, ma chi vive in una città metropolitana ha maggiori ostacoli e maggiori difficoltà. Allora, come centro di servizi, non sapevo che a breve andrete a Lecce, ma sarà mia premura immediatamente avvisare Lecce di dire vada, vengo, no? Per cui che anche il CSV di quel territorio si attivi. A livello nazionale ci siamo disponibili ad aiutarvi tantissimo, però ci piacerebbe che anche questo volontariato riprenda un attimo, inizia consonante e assonante alla filantropia di qualche produttore illuminato che forse... No, l'esigibilità di una legge qui